Solo il 9% degli incidenti mortali avvengono in autostrada, mentre la percentuale sale vertiginosamente per i decessi sulle arterie urbane ed extraurbane. Sembra un paradosso, eppure i dati parlano chiaro. A dirlo è Umberto del Basso De Caro, intervenuto nella tavola rotonda promossa in occasione della due giorni dedicata alla guida sicura a Benevento. Il sottosegretario alle infrastrutture chiarisce anche che l'accordo di programma Ministero e Danas di oltre 8 miliardi di euro contempla il 40% per la manutenzione straordinaria della rete viaria. Un passaggio del discorso di De Caro ha infine riguardato l'introduzione del reato di omicidio stradale nell'attuale legislatura e la tragedia di Acqualonga sulla 16 Napoli-Bari. Oggi è stato introdotto in questa legislatura il reato di omicidio stradale, sul quale si potrà molto discutere sull'inquadramento normativo della fattispecie, però è un fatto che la fattispecie passa da aggravante ad effetto speciale a figura autonoma di reato, punita molto gravemente, a 20 anni con tutte le aggravanti. È anche questo un dissuasore. Poi ci sono problemi che riguardano la sicurezza nostra delle strade, dei guardrail, evidenziati per esempio dal tragico incidente di Monteforte di Pino, il pullman che con 39 pellegrini, 39 fedeli uscì fuori strada. Ora lì, come sapete, sono a giudizio, ma attenzione, sono a giudizio non solo dirigenti della motorizzazione civile che sono accusati, non ho detto colpevoli, ma accusati certamente di aver prodotto un falso attestato di revisione, nel mentre l'impianto frenante era assolutamente inefficiente, ma anche i dirigenti del sesto fronte autostradale di Cassino, competenti per territorio, perché i guardrail avevano ceduto immediatamente, presentando, secondo l'elaborato peritale, punti di ruggine che li avevano resi evidentemente molto meno efficienti del dovuto.